Ci racconti quando e come comincia questa vicenda? Noi è da mesi che abbiamo in campo diverse inchieste sulle argomenti di primo piano per la politica e l'economia del nostro paese. Quindi abbiamo, tra questi c'erano anche alcune piste, vicende del Vaticano che abbiamo voluto approfondire, insomma. E tra queste anche quella della fuoriuscita della nomina di Viganò nunzio apostolico a Washington dopo 2 anni al governatorato, insomma. Ecco, cos'era stato messo lì a fare Monsignor Viganò al governatorato? Beh, era stato messo lì con l'intento di mettere in ordine i conti, di tagliare i costi, un'opera di pulizia che rientra in quel rinnovamento che si ritrova nella linea guida del pontefice, insomma. E fu il pontefice ad affidargli questo incarico? Beh sì, certo, sono incarichi di prestigio e di primo piano nelle attività della Stato Città del Vaticano, assolutamente. Ma poi Viganò è una persona, Monsignor Viganò è una persona molto retta, molto pignola, molto precisa, puntuale, e con l'aiuto di McKinsey aveva visto tutte le spese, tutti i sistemi anche di assegnazione dei lavori, e da quello che lui dice in queste lettere inedite, questo carteggio che abbiamo mandato in onda mercoledì sulla 7, viene fuori, anticipato anche sempre su Libero il giorno stesso, ho fatto un articolo, insomma quello che emerge è che ci sono state delle vicende di corruzione, delle zone opache, questo lo dice lui. Credo che sia la prima volta che un vescovo mette nero su bianco denunce di questo tipo indirizzandole direttamente al Santo Padre, insomma. Credo che questo sia un fatto innegabile, e noi, avendo trovato questa documentazione, l'abbiamo resa pubblica, cioè abbiamo fatto il nostro dovere di cronaca. Ecco, questa pignoleria come è stata presa dagli ambienti vaticani? Quale pignoleria? La pignoleria di Don Viganò. Beh, una rettitudine, un rigore, evidentemente ha calpestato dei piedi, immagino io. Lui parla addirittura di boicottaggio per aver tagliato del 50%, dice lui, racconta e scrive, di aver tagliato del 50% le spese. Alcuni capitoli di spesa del governatorato, insomma. Sì, c'è un esempio che tu riporti anche su Libero, riferito al presepe di Piazza San Pietro, no? Sì, lì i costi sono stati tagliati non da poco, perché dice che, insomma, che il costo del presepe era di circa 550.000 euro all'anno, e lui è riuscito a tagliarlo di oltre un terzo, come i costi dei giardini, che la manutenzione dei giardini delle ville pontificie, lui lì è riuscito a recuperare 850.000 euro che hanno permesso di rifare la centrale termica del Vaticano, che è quella che porta il riscaldamento in tutti gli appartamenti, le case, a iniziare da quella del proprio Papa, insomma. Ho capito. E lui è stato trasferito a Washington, giusto? Lui è stato nominato un incarico di prestigio, è stato nominato nunzio apostolico a Washington, cioè a capo della prima nunziatura. L'annunziatura è la rappresentanza diplomatica, no? Sì. del Vaticano lì a Washington. E il fatto che lui in queste lettere fino all'ultimo cerchi di rimanere per continuare l'opera, l'incarico gli era stato dato, fa ricordare il vecchio adagio promoveatur ut amoveatur, insomma, promosso purché rimosso, insomma. Questo suo compito al momento lo sta portando avanti qualcun altro o si è sono stati, no no sono stati gli incarichi ci sono stati di Monsignor Sciacca ha preso il suo posto, su quale ovviamente non c'è nulla da dire, nel senso che noi stiamo parlando di un vescovo che denuncia al Papa dei fatti di corruzione, dice le criticità che ha incontrato, e una visione di un mondo vaticano che all'interno, insomma. All'interno che io non conoscevo, insomma. Mi sembra che gli effetti ci dimostrino che, insomma, abbiamo segnalato una vicenda sorprendente, insomma.